sonda. Sì, è quello che determina tutto il problema. Ma sempre, anche da anni ormai che fa, scrive, non è collegata. Allora poi io spengo, riaccendo e stampa. A conclusione e compendio. Io potrei fare un discorso che se faccio lei mi prende per matto. Di quanto ho detto nella mia perorazione all'Italicum Vulgum in relazione alla fine dell'anno, vorrei concludere il mio discorso che è relativo alla nostra situazione, cioè alla situazione del volgo italiano nei confronti dell'Unione Europea, con una ulteriore precisazione da parte dell'avvocato Maurizio Cerchiara, che essendo esperto di diritto comunitario più di altri e soprattutto contrariamente alle idiozie che vengono sistematicamente sparse nelle televisioni italiane, a cominciare da quelle che sono state rilevate come tali da moltissimi giornalisti, economisti eccetera, esperti, in occasione di fine dell'anno, che volevo dire, nonostante tutto sono stato questo... sono stato interrotto appunto dall'avvocato Cerchiara, il quale in questo momento ribadirà quello che io ho già detto. Chi vuole avere informazioni ulteriori può andare su Giorgio Romano Vitali Facebook e vedere tutta una serie di trasmissioni inerenti appunto ai rapporti tra il volgo italico e la cosiddetta Unione Europea. Dopodiché lasciamo la parola all'avvocato Maurizio Cerchiara. Allora, buonasera a tutti e buon anno a tutti. Dicono che non si dice, ma io auguro pure buona Epifania, perché anche l'Epifania deve essere buona. Quindi è la prima festa che c'è adesso, quindi... Va bene per tutte le Befane d'Italia, che sono tante, sono anche troppe. Appunto. Dunque, che cosa volevo dire? Che noi come AISL, l'associazione che si occupa dell'organizzazione del lavoro, abbiamo un mese fa, abbiamo fatto un convegno sul Bitcoin, sulla moneta digitale. È molto importante perché parla di un problema anche di carattere pratico, e io ho parlato di come dovrebbe essere gestiti queste vicende, in cui positivamente devo dire c'è un mezzo attraverso il quale si elimina l'intervento delle banche e delle istituzioni finanziarie. Comunque non è certo il Bitcoin, che ormai si è capito essere una pura e semplice operazione diversiva messa in atto dai servizi segreti occidentali. Ecco, il dottor Vitali è così convinto di quello che dice, beato lui che è così convinto. No, è stato ampiamente dimostrato, i media non asserviti l'hanno appurato, se no non ci sarebbe quella incredibile speculazione sul valore del Bitcoin, che non attiene al ruolo di una moneta di scambio o di una moneta, come se a un certo punto io mettessi in vendita gli euro e a un certo punto gli euro vanno a valere 100.000 euro a foglietto, quindi non ha ma non voglio entrare in vicende, Bitcoin si trova sa in di fatto situazione. Che in questo convegno io ho parlato appunto di un mezzo attraverso il quale ho parlato di una questione giuridica che riguarda il Bitcoin, perché è una questione, il Bitcoin dovrebbe essere privato, tenente alla materia privata, e ho detto che... E soprattutto non dovrebbe essere messo in vendita, men che meno in borsa. E quindi ho fatto la distinzione classica che si fa nelle scuole, che si fa praticamente all'università, tra diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico si interessa delle questioni che attengono alla collettività e quindi al benessere pubblico, e invece le questioni private riguardano i singoli privati. Purtroppo, a seguito della crisi, che cosa è successo? Uno stravolgimento di questo concetto giuridico, per cui praticamente si vede che l'ente pubblico utilizza la materia privata, poteva già farlo anche precedentemente, però con delle limitazioni. Si pensi per esempio a enti in house, li chiamano così, con cui l'ente pubblico gestisce certe attività private e che peraltro sottraggono pure lavoro ai privati. E quindi praticamente si appropria dell'attività privata come se fosse un privato, beneficiando della
tutele che legittimamente il privato potrebbe praticamente vantare perché è privato, da una parte. Dall'altra, il privato si è impossessato del pubblico. Io ho chiesto al pubblico nel convegno: qual è l'esempio più chiaro? Vi viene in mente qualcosa con cui il privato si è impossessato del pubblico? Perché qui non è soltanto una questione di diritto privato. La Comunità Europea. Perché la Comunità Europea che cos'è? È un ente sovranazionale che ha natura pubblica e cui praticamente i politici con alcuni organi svolgono un'attività di carattere pubblico che riguarda le loro nazioni, però in realtà non è gestito da loro, non è gestito per fini pubblici, anche se si prendono interventi, anche se si adottano interventi che riguardano il pubblico, è gestito ai fini della realizzazione di un compito privato, il mercato al centro della Comunità Europea. E le istituzioni finanziarie, tramite i politici che quelli delle altre nazioni cercano di barcamenarsi tra intenti di carattere comunitario e intenti personali della loro patria. Noi no, noi abbiamo dei politici che praticamente rinviano e rimandano tutto quello che ci interessa e fa comodo a noi e si rimettono alla Comunità Europea per tutto. Quindi, che cosa succede? Che i privati, le istituzioni finanziarie si sono impossessate di un ente pubblico sovranazionale. Negli altri paesi questo non succede, in India, in Cina, in Brasile, negli Stati Uniti. Adesso la Germania sta andando fuori, la Gran Bretagna è uscita dalla comunità, quindi anche la Gran Bretagna. Anche se il mondo finanziario esercita la propria attività anche con una certa prorompenza, anche con una certa potere elevato, comunque in questi paesi vi è una tutela di carattere giuridico, di carattere nazionale, di carattere pubblico rispetto a tutte queste attività. La Comunità Europea è esposta. Perché? I commentatori che sono in televisione non lo dicono. È esposta giuridicamente. Non c'è nessuno che difende il cittadino dello Stato membro. Non c'è nessuno che difende il risparmiatore. Non c'è nessuno che difende il lavoratore, non c'è nessuno che difende l'imprenditore, non c'è nessuno che difende il professionista, non c'è nessuno che difende l'essere umano. Si difendono gli interessi di coloro che agiscono nel mercato. Io sono perfettamente d'accordo con te. Quindi ci dovrebbe. Questa è una classica situazione. Poi il bello, perché noi ci chiediamo spesso qual è la situazione in rapporto alla storia. La storia ci racconta di poteri che hanno sempre esercitato il loro potere mascherandosi dietro giustificazioni di vario tipo. L'esempio tipico è la Chiesa Cattolica. Il potere... Io non sono assolutamente d'accordo con questo concetto, mi dissocio completamente e lo ritengo assolutamente non vero. Allora, peraltro io sono molto legato alla Chiesa Cattolica per ragioni di sentimento, per ragioni di educazione e via discorrendo. Oltretutto essere cristiano, sono cristiano e cattolico. No, invece io direi in opposto, direi che veramente, perché lì si tratta di un altro argomento. Si tratta di un argomento che riguarda l'anima, le coscienze, i sentimenti, la fede, eccetera, eccetera. No, invece nel corso della storia mai era stato ideato qualcosa di così negativo. Ma come il potere assoluto. Di chi? Il potere assoluto della ma non si nascondeva. Cioè il tiranno faceva il tiranno. Sì. Svolgeva la funzione di tiranno. Non era nascosto. Mentre oggi la Comunità Europea. Non erano i regni assoluti. I regni assoluti erano regni assoluti. Uno Stato che si basava sulla assolutezza, e questa assolutezza veniva mascherata dietro a giustificazioni di vario genere. Questa è la verità. Così come, e lo ripeto, la Chiesa Cattolica si maschera dietro giustificazioni di vario genere. Ma no, perché ci sono delle persone che in quei sentimenti tu confondi la materia politica e sociale. Io sto parlando di politica. No, e tu confondi quella materia politica con quella individuale e sentimentale. Perché io, siccome ho quei sentimenti, sono contento di aderire a quelle cose della Chiesa. Perché lì non è un fatto sociale. Sei individuale, ma non sarà nel pubblico.
ma noi quando diventa un pubblico diventa allora, un potere. Allora invece secondo me ristabiliamo bene, nel corso della storia umana non c'è mai stato un ente, non c'è mai stato un avente in cui praticamente un'autorità, un potere fosse finto in questa maniera come la comunità europea. Non c'è mai stato. Ci sono stati soprusi, ci sono state torture, uccisioni, tutto quello che vuoi, guerre, però il cattivo si è sempre mostrato da cattivo. Beh, è un discorso molto relativo, beh, molto relativo. Ma era molto facile riconoscerlo. Certo, la singola persona, anche chiaro, anche nelle corti dei poteri, sicuramente si verificava che le persone potessero fingere per raggiungere il loro obiettivo, ma io sto parlando di qualcosa di grande. Qui stiamo parlando dell'istituzione europea che è stata dipinta come sovranazionale e che ci dicono in televisione che se non ci fosse stata ci ha salvato rispetto alla guerra. Cioè, qui è un ente sovranazionale che gestisce quanti paesi? In questo momento... No, sono tanti. Ho mangiato tanto perché per questo periodo dell'anno ho mangiato tanto. Sono tanti. E questo. E si finge che attua degli obiettivi.